Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che sei su questo canale, parliamo di profumi. Oggi sono abbastanza eccitato perché sto provando il setup che dovrebbe essere finale per quanto riguarda, a parte qualche cosa di posizionamento, per quanto riguarda la voce. Per come mi sentite in questo momento, teoricamente dovrebbe essere il final. O finale, cioè nel senso fin quando non uscirà la novità. Quindi come si sente? Sa, prova. Oggi facciamo un giochino. I profumi sexy. Li scelgo io, ma con le vostre note. Andiamo. Error. Evolution. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Oggi mi è venuta in mente una cosa geniale. Profumi sexy. Sì. Cosa sono i profumi sexy? I profumi sexy sono in qualche modo quei profumi che ti danno quel qualcosa in più quando li indossi, sia a te ti fanno sentire molto più attraente proprio nei confronti delle altre persone e le altre persone in qualche modo ti sentono più attraente, quindi è un dare e avere, un ricevere di attenzioni, sia da parte nostra che da parte delle altre persone. Ma cosa deve avere un profumo sexy per essere tale? Prima di tutto, secondo me, sexy è soggettivo. Quindi cominciamo da questo presupposto, perché per me potrebbe essere sexy un qualcosa e per voi altro. Ma, in linea teorica e generale, i profumi sexy sono quelli che ti fanno venire voglia di sentirli ancora, che ti fanno sentire un certo brivido a livello emotivo, che ti fanno immaginare che se sentito su un'altra persona, quella persona acquisisce punti. Ma non solo la persona, anche proprio il profumo stesso ti dà quella sensazione. Quindi vi fiderete di me. Ma ho chiesto a tutti voi su Instagram di scrivermi quale componente o sensazione deve avere un profumo sexy secondo voi. Io leggerò le note olfattive, le vostre domande e quant'altro e poi sceglierò il profumo in base a quello. Cominciamo. Allora, Lorenzo Porciani mi chiede il muschio bianco. Quindi, un profumo sexy con il muschio bianco. Muschio. Ci penso e ve lo dico. Tutta presa diretta qua, Trovato! Sì. Questo, tra l'altro, è una novità. Non mi avete mai sentito parlare di questo profumo. Parliamo di Royal Muscat di Mikalev. Maison Mikalev, che profumo fantastico, non ricordo il prezzo ma tanto ve l'ha scritto Silvia nella descrizione del profumo. Ah, sì. Allora, qui siamo davanti un muschiato totale, cioè questo è una bomba di muschio bianco e Ambroxan, quindi ad alcuni nasi può ricordare da vicino anche Juliette Azaghan Superdose o cose di questo tipo. È un profumo quindi molecolare, fatto solo ed esclusivamente di molecole pulite. Ma sapete cosa? È super, super attraente. Ricorda un pochino la frutta, e con frutta però non intendo dire proprio un cesto di frutta, ma un vago ricordo alla milkshake al mango, per intenderci. È un qualcosa di leggermente lattato, lattiginoso, con un accenno di quel sentore di mango, fragolina e qualche accenno di bosco, per poi avere anche qualche sensazione di legno di sandalo molto ammorbidito, molto morbido. È un profumo quindi decisamente pulito, che a me dà una sensazione di super sexy. Una pelle con questo sopra diventa due volte più attraente. Filippo Giannino mi chiede, assolutamente, non mi chiede, mi dice, assolutamente l'Ambra. Ambra, eh? Mm. Se qualcuno mi ha seguito su Instagram qualche giorno fa, ho postato il profumo che vi sto per far vedere. Qui siamo davanti, l'ho detto, quindi non mi invento niente, che è una delle ambre, o comunque balsamiche, più buone che ho sentito negli ultimi tempi. Mi è arrivato da poco, ma l'ho già indossato due volte e lo adoro sempre di più. Sto parlando di Ohira.
Eh sì, Stefan Berluca e la sua collezione extra lusso, perché questo è un profumo molto costoso, molto scuro come vedete qua, è un ambra, come descrizione viene data come ambra fossilizzata. Cioè, da Stefan Berluca viene dato solo questa descrizione. Ma sapete cosa? Io qui dentro ci sento il più fedele Styrax che ho sentito all'interno di una fragranza. E sapete che, per chi mi segue da tanto tempo, lo Styrax è una delle resine mie preferite in assoluto. Tant'è che inizialmente, tanto tempo fa, vi dissi che volevo lo Styrax all'interno della mia fragranza. E chissà se c'è. Però qui comunque stiamo parlando di un overdose di Styrax. Per alcuni potrebbe risultare un incensato, per altri un balsamo, per altri un mega ambrato. Vi posso dire soltanto che è un profumo per pochi, ma hey, quanto cavolo è buono e particolare questa nicchia, ragazzi. Quindi attenzione con gli acquisti. Non acquistatelo alla cieca, andatelo a sentire. Stiamo parlando comunque di una fragranza a 400 euro, ma hey, questo ti dà veramente una marcia in più. Ox Moro mi dice alcolico fruttato. Alcolico fruttato. Vediamo. Beh, qui non ho dubbi. Calcola, ci ho messo 30 secondi per nemmeno 30 secondi. Lo prendo. Il profumo più sexy, alcolico e fruttato, che secondo me ho nella mia collezione, a meno che no, adesso non mi sfagiola il cervello, ma dai, è lui. Alfeti Cedra. Wow, madonna mia, mamma mia, mamma mia, ogni volta che lo sento svengo, mamma mia quanto è buono, beh qui stiamo parlando di una rum barricato in botte di rovere con questo sentore molto presente di pesca, pesca sciroppata, pesca alcolica, pelosetta, con note poi di sottofondo sempre alcoliche, un legno di cedro forte, quindi questa sensazione anche lievemente mischiata tra il salato e il minerale, ok? Ah, buonissimo, buonissimo, questo è il profumo del boss sexy della serata, cavolo se sexy lui, cavolo se lo è. Mattia Liba mi dice tabacco. Prendiamolo. Me lo sono perso il mio super tabacco extra sexy. Trovato. Però, dato che non posso parlare solo di profumi extra costosi, ce ne sono due di profumi al tabacco mega sexy. Ve li faccio vedere tutte e due. Veleno Doré di Laurent Mazzone. E Spice Bomb Extreme di Victor & Rolf. Sì, uno costa un botto, l'altro costa poco. Cominciamo da quello che costa un botto. Niente da dire, semplicemente un tabacco realistico. Realistico, secondo me qui è stato utilizzato proprio vero, infuso di tabacco estratto. Le foglie somigliano al Kentucky, Barley, il Virginia, molto di più, dolce, fragrante. È molto, molto dolce e le fave di tonka di sottofondo gli danno questo corpo decisamente super maraschinoso, quindi quasi ciliegioso. Ah, un bellissimo tabacco. Ma c'è anche il tabacco che è uscito da poco di Amouage, Opus qualcosa, che è qualcosa di spettacolare, un mega tabacco, però quello non è sexy secondo me, è incisivo. Invece un altro tabacco extra sexy è sicuramente Spice Bomb Extreme, che è un overdose di vaniglia insieme al tabacco, che questa volta non è realistico, ma quella sensazione di tabacco da pipa la ritroviamo anche qua, quindi un tabacco da pipa aromatizzato alla vaniglia. Buonissimo anche lui, scia atomica, complimenti a GoGo. Sexy tu, sexy le persone che ti sentono. Pasquale Piccolo mi chiede patchouli. Questa per me non è facile, perché il patchouli non è una nota che io ritengo sexy,
ma c'è un profumo che per me è sexy ed ha il patchouli dentro. Lo prendo. Chiaramente con patchouli intendo dire che si senta il patchouli, perché l'80% dei profumi ha il patchouli dentro, ma qua il patchouli si sente. Ma sto parlando di Persephone's Patchouli di Electimus. E come se si sente il patchouli qui. Mamma mia quanto è buono sto profumo. Mamma mia quanto è buono sto profumo. Non posso urlare, è notte. Se no lo farei. È fresco, frizzante l'apertura. Questa sensazione di susina, di more un pochino, di frutta viola. Quindi quelle susine belle corpose, succose. Ah, e poi la magia di questo profumo è queste sensazioni di legni, di note ambrate e di sensazioni dolci che sono come un velo che ti trasportano nel giro di tanto tempo, perché ha una bellissima scia e una grande durata, sul fondo, che è questo patchouli, che rimane sempre però un pochino fruttato, quindi un patchouli fruttato. Buonissimo, super, super sexy. Ed è infatti uno dei miei preferiti di Electimus, insieme a Imperium e a Mercurial Cashmere. Ma qui il patchouli si sente, e come. Andiamo con l'ultimo, ok? Facciamo 6, poi la rifacciamo, perché mi piace questa cosa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo format, perché lo continuiamo. Comunque c'è una persona, cioè Matteo Santucci, che non mi dà una nota, ma una caratteristica, ovvero deve essere dolce, dolcissimo secondo lui. Ce l'ho un profumo dolce, dolcissimo, estremamente sexy. Lo prendo. È proprio qui su. L'avete già visto. È lui. Xerjoff Cruz del Sur 2. Ve ne ho parlato altre volte, non bene qui su YouTube, in realtà ne ho parlato più che altro su quell'altro social. Mamma mia, Madonna Santissima, quanto è buono. Allora, questo è un milkshake alla papaya, mango, con questo latte si sente molto forte, quindi un latte fresco. Immaginate di essere ai Caraibi. Siete ai Caraibi e state bevendo all'interno di un bicchiere ghiacciato, un bicchierone così, del latte aromatizzato, un bel milkshake con mango e papaya. Ah, e cosa molto importante, vicino da noi c'è un albero di mango e quindi si sente l'odore del mango verde ancora, non ancora maturo, quindi non quello rosso, ancora verde, con le foglie del mango, questa vegetazione, quindi è fresco, rinfrescante, ma super dolce. E questa è la caratteristica paradossale che me lo fa amare questo profumo qui. È stra sexy, vi consiglio di andarlo a sentire, perché cose di questo tipo, gourmand, freschi e belli come questo, ce ne sono pochi. Ne abbiamo per tutti i gusti quindi in questo video. Fatemi sapere qui sotto se anche secondo voi questi profumi sono estremamente sexy, e seguitemi su Instagram perché rifaremo questo tipo di gioco e voi avrete l'opportunità di dire la vostra, quindi seguitemi. Ah, e lasciatemi qui sotto nei commenti le note che secondo voi rendono sexy qualsiasi profumo. Sono super curioso, quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Per non perdervi... Vi sto a far... Veleno... Lotte... Che cazzo c'ho a sta bocca di me?